Ciao a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati in Excel in pillole. Dunque, oggi nel video numero 51 trattiamo un argomento molto leggero, ma allo stesso tempo molto utile. Vediamo come proteggere solo alcune parti di un foglio, o ancora meglio, la definizione esatta, andiamo ad abilitare solo alcune parti di un foglio protetto. E mi spiego meglio. Dunque, vediamo innanzitutto cosa proviamo qua oggi. Qui abbiamo un foglio che io realmente utilizzo per lavoro. Qui abbiamo praticamente un grosso database dove giorno per giorno inserisco tutti i coperti che facciamo nel ristorante, ok? E praticamente qui attraverso delle formule io vado ad analizzare tutti i coperti attraverso delle date, cioè una data di inizio e una data di fine, per cui delle formule abbastanza complesse che io per una qualsiasi ragione voglio che i miei dipendenti non vadano a toccarci sopra perché potrebbero rovinarmi la formula o quantomeno magari alcuni colleghi o qualcun'altra persona vada a copiarmi una formula che io sono veramente geloso di queste formule qua e non voglio che per motivi di copyright mi copiano le formule. Questa è un'ipotesi ovviamente, ma potrebbe anche succedere che qualche persona non voglia farsi copiare le proprie formule, ok? Per cui voglio fare in modo che i miei colleghi possano accedere solo in determinate zone e non in altro e praticamente non visualizzano tutte le formule. Per fare questo è semplicissimo, dobbiamo bloccare praticamente tutte le zone dove non si può accedere e tenere sbloccato queste zone qua, ok? Che io ad esempio ho evidenziato in verde che sono le uniche zone dove loro possono accedere, ok? Per fare questo, prima di tutto dovete sapere un concetto fondamentale, cioè voi dovete sapere che in una qualsiasi cella o intervallo di celle Excel per default me le dà bloccate, vale a dire che se io ad esempio faccio CTRL 1 e chiamo il mio wizard formato celle, io vado qua in protezione. Vedete che queste celle che io ho selezionato sono bloccate, ok? Sono bloccate per default. Vale a dire che se io, ad esempio, vado qua nella scheda in alto, revisione, e faccio proteggi foglio, posso proteggere un foglio senza o con password e lui me lo protegge. Ovviamente mi protegge tutte queste celle qua, perché tutte sono bloccate. Ma se io, ad esempio, come ho spiegato prima, voglio che le celle che sono qua evidenziate in verde, devono essere sbloccate perché io posso inserirci dati, è semplicissimo. Allora, come prima cosa mi seleziono questa parte qua, tengo premuto il tasto CTRL, vado a selezionare un altro intervallo di cella non contiguo, ok? Faccio CTRL SHIFT freccetta in basso, vado a selezionare con il tasto SHIFT con la freccetta in basso, vado a selezionare fino all'ultima cella, sono più di 300 righe, eccoci qua, sono 278 righe. A questo punto faccio CTRL Backspace per tornare in alto. Qui ho due intervalli di celle che io ho selezionato con il tasto CTRL. A questo punto chiamo il mio wizard CTRL 1, richiamo il mio wizard formato celle. Vedete che queste celle qua sono tutte bloccate, ma queste che io ho selezionato le posso sbloccare. Ok? Praticamente ho sbloccato tutte queste celle. Quando vado a mettere la mia password, praticamente queste celle qua non vengono toccate dalla passo proprio perché sono sbloccate. Schiaccio ok, vedete che succede? In questo punto qua sono tutte normali fino a quando io vado a bloccarlo dalla scheda revisione, vado qua a proteggi foglio, ecco qua posso mettere una password come non posso metterla, io ovviamente preferisco metterla proprio perché che protezione è se io non metto una password, ok? Poi qua vedete che ci sono diverse operazioni consentite, io vado a selezionare selezione celle sbloccate, ok? Schiaccio ok, rimetto la password che è 123, schiaccio ok e il gioco è fatto. Vedete che io se clicco qua sopra mi funziona correttamente, anche qua sopra che erano le parti consentite, ma se vado a cliccare qua vedete che io ci clicco sopra non succede niente, ok? Per cui laddove c'erano le celle sbloccate, praticamente la password non ha funzionato, qui dove c'erano le celle bloccate, la password della revisione o della protezione foglio ha funzionato. Ok? Dunque, ecco un'altra cosa molto interessante, ad esempio io voglio inserire i dati, posso anche non cliccarci sopra, basta semplicemente inserire con il tasto tab, vedete che lui non va oltre a quelle celle che sono consentite, ok? Dalle celle che erano sbloccate. Invece le altre celle che sono bloccate poi con una password non si può accedere, ok? Ragazzi, per oggi è tutto, spero che vi sia piaciuto e soprattutto che vi sia utile. Se
Se vi è piaciuto cliccate mi piace come al solito, se non vi siete ancora iscritti qua sotto c'è il tasto rosso iscriviti, potete iscrivervi al mio canale così vedete aggiornati ogni volta che pubblico un nuovo video. Grazie per aver visto questo video fino alla fine e ci vediamo alla prossima.